un attore particolare, diciamo, un attore un po' di nicchia, si può dire, che viene spesso doppiato. Ma perché viene doppiato? Non lo so! Non lo so. E che mi ha spesso ruoli in cinema, un film un po' di... Porno! Porno, ecco, porno, attore, io non volevo dirlo. E spesso protagonista, passivo, se... diciamo che si... Mi devo inchinare! Alle esigenze della produzione. Vuoi parlarci dell'ultimo film che hai girato? Certamente! Sì. Allora, ho fatto questo film con questo attore, insomma, di un certo... spessore! Lo sapevo, È bravotto, nel senso che è bravotto. Si chiama Massimo Rapporto. Lo sapevo! Figlio d'arte, certo. Ah? No, niente, un ciclista, dai! Ah? Un triplo salto mortale, vai! Sì! È un film ambientato nel mondo dei avvocati. Ah. Ecco. E la storia, tra l'altro, quando ho sentito la colonna sonora, mi sono spaventato. Perché? L'autore della colonna sonora! Chi è? Tonino Carotone! Quello lì che cantava un mondo difficile! Futuro molto incerto! Immagino, per te. E ora c'è, io faccio la parte di un manager. Manager. Un manager? Manager. Manager? Manager. E stiamo dicendo la stessa parola. Un manager. Protagonista. Che... ah! Protagonista. Manager! Un manager che lavora nell'illegalità più di dopo. Illegalità. Ah! Illegalità. Cosa devo fare? Dai! È pieno di documenti, fasulli, roba così. Fasulli. No? Ecco. E c'è però un avvocato rampante che gli sta dando un po' la caccia. E allora lui però viene avvisato dalla sua segretaria, prima che arriva l'avvocato, cos'è che ti pensa? Si mangia tutti i documenti fasulli, 8 kg di documenti formato A3, Ecco, e dopo diciamo così che in qualche modo l'avvocato riesce a recuperare i documenti. Vabbè, non vogliamo sapere come, né il titolo, né il titolo, né il titolo, temo il titolo. Il titolo spiega tutto, il titolo è... il braccio violento della legge. Non l'applausi, non l'applausi. Ma è una cosa ignobile. Senti, c'era una voce che tu sei sceso nell'agone politico, è vero o no? No, no, io mi sto dando alla politica. Sì, appunto, ti sei candidato qualche volta. No, no, era stato a Rovigo, no? Sì. A Rovigo, in una circoscrizione, era sparita l'urna. E allora mi hanno chiamato, mea! Però le schede non è niente perché sono tutte piegate per benino. Il problema è che c'è sempre quello che butta dentro la matita. Va bene, Natalino Balasso.